Signori, buongiorno. E là, basta. Siamo a Pesca Seroli. Abbiamo appena ordinato per mangiare. Due hamburger e una porzione di arrosticini da 10, ci si divide. E dovevamo andare a vedere i grifoni oggi, ma ci siamo svegliati un po' tardi, insomma, per qualche complicanza. Sì. Dopo la maglia di ieri ci siamo svegliati un po' tardi, un po' tutti distrutti. E quindi abbiamo deciso di andarci l'ultimo giorno, perché tanto è di strada per tornare indietro, per tornare a Firenze. Sto passando un calesso. E niente, ora si aspetta di mangiare, poi mi si farà vedere un po' nel paese. Sì, e poi stasera vediamo se riusciamo a fare un appostamento per l'orso. Vediamo un pochino, insomma, ragazzi. Sono arrivati gli arrosticini. I due panini. Io hamburger di cinghiale. Lui pollo e gli arrosticini. Sprite, acqua, lui che fa le foto. Eh sì. Questo tizio qui con una capra in mano e a posto. Lo svuota tutto. Non credo abbiano magliette da trekking, sai. Oh, un orso! L'abbiamo visto, ragazzi, abbiamo visto. Dai, dai. Ah, posso, può tornare a casa. Tanto, il lupo si è visto, l'orso si è visto. Ho sentito l'altro il lupo. Possiamo tranquillamente tornare a casa. Guardate, ecco qui l'orso. Qui hai preso il tuo colpo del cazzo. Sì. Sei 13. Sì, proprio quello. Ok, però cioè, fa cacca. Poverino, non è vero, è così carino a Pescasseroli. Non c'è vita mondana. Ma lì c'è un negozio sempre da trekking. Hai detto della pella? E il porino? Franco Sport. Ma stavano tutti scuri. Ci perdi un rene? Cos'è? Dove? Ah, ma è una manifestazione sopra. E qui c'è la parte un po' più storica del paese. Carino. Stiamo andando? Sto andando verso il centro visite. Proprio del Parco Nazionale d'Abruzzo. Bella. Guarda, molto bellissimo. Molto bellissimo. Noi abbiamo un intorno sotto. Qualcosa di spettacolare. Di... Ok, ok. Ma poi dov'è? Qui hanno cervi. Non so se è qui. Forse qua non dice. Aperto? Chiuso? No. Aperto. 50 metri sulla destra, c'è scritto. Ah, eccolo, guarda là, quanto è grosso. Poi è gigante. Cosa fa? È al caro prezzo. Ma costa? Mi resta tutti 4 euro. Lo facciamo? No. Pago io. Paghi tu? Pago io. C'è il museo? Figo. Dai. Si può registrare, no? È possibile registrare? Sì, come? Cazzo, lo stabilizzatore qua serviva. Ehi là. Però è un orso. Cioè. Ottimo. Dai. Sì, sì, secondo me sì. Ehi là. Sì, continuiamo. Guarda qua, guarda. Non c'è. Oh, l'abbiamo vista finalmente questa puntata. Sì. Oh, c'è cioè, l'allocco? All'occo? Non nido. Ma c'è una rana. Questo è autunno. A me piacerebbe. È piccolo, sì, non è. È più grosso una lana. Raccomandiamo il segnalare di presenza di orso a. Ah. Ok. Cos'è? Tomba parante.
qualcuno del lavoro di Valdi di Dio. Mi si muove una cosa. Che cosa c'è? Allora. Nelle copie di Valfondillo. No, non è mio. Archeologia nel parco. Figata, è stato buono. Un viaggio nel passato. Ah, guarda, ho trovato le ossa, l'hanno attaccato. Che cos'è? Deve essere proprio questo, non so cosa. Ah sì. Ecco, quello. Figo. Ti sei il primo in altro a casa. Pensavo. Certo. Ci sta. Abbiamo trovato il modo per passare un pochino il tempo. Sì, è bello. Così. No, zone umide, naturale. Sì, salamandrina. Sì. Sarebbe figo vedere le pezzate. Okay. Sono grosso qua. Oh, sì. 15 centimetri mi pare. Figo. Si chiama Giorgio Tendale. Allora, pesca seroli. Deposito di rocce. Ok. Cosa sono? Cervi, caprioli. A metterci l'orso. Eccolo, c'è l'orso. È là. L'ho visto, attaccato al cespuglio. Ah. Eh sì, ma vedi come lo scheletro del marsicano, com'è molto simile? Sì. Però, vabbè, è molto più piccerino. Manca andare su. Il portachiavi ha orso. Bellissimo. Ma che animale sarà? Oh, scusa. Ah. Entri, deve fare tutti così, caro. Ma lì c'è, non c'è. Ci sono lì. Ci sono. Che dici? Sì, è stato avvistato. Non so, ambienti. Questo è anche un casino dell'80. Quanto coraggio ci vuole per aspettare, per accettare il tempo della natura. Fario. Sì. 100 anni, 100 inverni e altrettante primavere. Figurati. Lo pupa c'era per ora. Tu non l'hai visto? Io l'ho visto sotto casa mia. Da Siolo, guarda. No, cos'è? No, è un gheppio. È un gheppio, sembrava. La festa. Fighissimo. No, ma c'è. Cosa cazzo era? Fario. Sì, è un po' che associ. Una talpa, guarda. Lì, guarda, è fatto da Dio solo. Perché c'è? Merlo, scarabello, non c'è. Capinera, merlo, vetti rosso, merlo, farfalla. Ma lì è bello. Ma lì c'è il porcospino. Averla. Dov'è sta roba? Tipo un coso morto con le mosche sopra. Sì. Sono una salsa.
Insomma, per vedere, far vedere colore. Fai vedere, aspetta. La grotta. La grotta. Ah, Ghiro è più strano. Questo strano, oddio, è brutto. E Ghiro dov'è? Boh, l'hanno tolto. Ma era più grosso, l'abbiamo visto l'altro giorno. Sì. Maremma se l'era più grosso. Poi c'è volato sopra. Capriolo. Che figata sto museo. No, è una cincia. Cincia allegra. Fighissimo il lupo, sì. Pipistrelli. Sapete che li trovano morti e poi li sbagliano o sono dei cacciatori? A volte sono donati da cacciatori. Ah, vedi com'è stabilizzato ora. Molto di più. Eccolo l'orso. Dove? Minchia, non lo vedi? Che troia. Beh. Se tu non lo vedi mi sa che si può uscire. Ah. Riesci a zoomare? Forse dall'altra parte si vede molto meglio. Riesci a zoomare con quello laterale forse, sai? Sì. Però con questa merda davanti mi vengono male, tutto sporco. Ma di là si vede meglio. Questo? Sono tutti insieme tanto. Fra, forse ci conviene andare dall'altra parte che c'è un punto di osservazione migliore. E questo è un europeo. Grosso. Sì. Dov'è? Che bellino!